che è poi d'attualità, cioè questa rinuncia da parte di Platini alla candidatura per la presidenza della FIFA, e quindi unico candidato rimane Josef Blatter alla tenera età di 78 anni. Ti chiedo, sì, quindi siamo meglio noi italiani, Cottavecchio è più giovane? Praticamente sì. Allora, ricordiamo che già Platini aveva insomma fatto capire ad agosto che non si sarebbe ricandidato, cioè che non si sarebbe candidato, diciamo. Sì, sì. Quindi la notizia è, diciamo, una conferma. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo, non perché amiamo particolarmente Platini, ma insomma chiunque sia meglio di Blatter. Certo. Dal 98 che insomma tiene stretta la sua poltrona, quindi sarebbe anche ora di cambiare. Ho letto delle dichiarazioni di Blatter fantastiche. Ovviamente c'erano dei giornalisti che gli chiedevano insomma se non sentisse che la sua missione come presidente della FIFA fosse conclusa dopo insomma quasi 16 anni di dominio incontrastato. Lui ha detto: no, ma sapete, quando c'è una missione da compiere non è mai finita, quindi cioè, probabilmente se la cosa continua così lo troveremo fino a che insomma non lo dovranno inserire direttamente dentro una bara, perché non ha alcuna intenzione di lasciare la presidenza. Infatti. Senti, ma tutta anche questa cosa poi potrebbe dare ragione al partito, io chiamo partito nel senso alla parte politica che ha deciso di presentare e di far votare a Carlo Tavecchio presidente della Federazione Gioco Calcio Italiana? Diciamo, da Tavecchio io ancora non ho visto delle dichiarazioni rispetto a Blatter, però diciamo i personaggi sono molto simili, quindi non penso che Tavecchio avrebbe mai supportato per esempio Platini, anche perché viste insomma gli ultimi, quello di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, insomma l'inchiesta contro di lui fatta proprio dalla UEFA non avrebbe aiutato Platini, diciamo. Esattamente. Senti, ti ha dato un po' fastidio vedere tutta questa cosa, anche perché sapere un po' che ne pensa un italiano che è lì fuori dalla nazione, tutta questa cosa di Lotito, questo presenzialismo, voglio dire, quello è colui che l'ha fatta eleggere, dovrà pagare pure qualche debito. Ovviamente io, tu lo sai come la penso su Lotito e su questa faccenda qua. Ecco, che ti è sembrato vedere questa cosa dal diciamo il tuo osservatorio privilegiato a Bruxelles? Diciamo sui social network la cosa è ovviamente diventata molto molto divertente, quindi con varie immagini di Lotito nelle posizioni più strane. Ho visto un paio di immagini, uno sulla Luna che salutava Armstrong, sì, e un altro mentre sulla copertina di FIFA 2015, quindi diciamo sui social network è stato molto divertente. Dal punto di vista, diciamo, come hai ben detto tu, adesso Tavecchio, e quindi la nazionale italiana deve pagare un po' l'elezione appunto del nuovo presidente della FIGC, quindi Lotito si sta un po' facendo pubblicità, diciamo. Fino adesso non gli è andata benissimo, però chi lo sa? Esattamente. Federico, vuoi fare una domanda su questo argomento? Ma in particolare no, però volevo sapere da Lorenzo come vedeva, ecco, la figura di, per esempio, del nuovo anche direttore della nazionale, del team manager, Lelio Riali. Ma io, diciamo, quella personalmente nelle scelte tecniche non sono stato troppo, cioè sono stato quasi a favore, diciamo. Sono state scelte un po' fatte sulla base della pubblicità, secondo me, però possono, diciamo, in un ambiente, non in Italia, non avrebbero fatto tanto scalpore, tanta notizia, diciamo. Certo. E invece un'altra domanda, la figura, ecco, come hai detto tu, di Lotito, cosa ne pensi di questo trio che si è formato a livello proprio organizzativo e non solo, quindi Tavecchio, De Laurentiis e Lotito? Secondo me sono, insomma, sono,
sono cose strane. Non mi è mai capitato di vedere, diciamo, in altre nazioni delle cose del genere. Una volta che un presidente, diciamo, è stato eletto, deve fare il suo percorso. Secondo me è sempre rimane una cosa molto strana che ci siano dei dirigenti di alcune squadre che insomma siano effettivamente vicini al nuovo presidente della PCC. Però insomma è sempre l'Italia, quindi ormai mi stupisco molto poco. Indubbiamente. Senti, passiamo invece a quest'articolo del 5 settembre che è uscito sul network Fare. Io scusa se lo dico sempre non in inglese, però insomma tu sai che è la mia, parlo bene il romanesco, l'italiano, il castigliano e il catalano, per il resto insomma mi affido a te, Lorenzo. È uscito questo articolo in cui ci faceva, diciamo, il report degli incidenti, più che incidenti, delle questioni, di tutte, come le possiamo definire, Lorenzo? Vienimi in aiuto. Le azioni razziste. Sono gli incidenti che sono stati riscontrati da parte appunto del network Fare, che è quel network che si occupa di fare un controllo a livello UEFA, quindi non nazionale, ma purtroppo soltanto UEFA, di quello che succede durante le partite di calcio, sì, diciamo. Sì, sì, esattamente. Io sto vedendo che al di là, insomma, delle vicende nella terza serie della Bundesliga, vedo anche il 6 agosto in Spagna Torre Nueva, che so essere, insomma, calcio dilettantistico, però vedo che c'è la UEFA Champions League, quindi Apoel contro Helsinki, e quindi vengono un gruppo di tifosi di ciprioti. Ma la cosa che mi fa, c'è anche ovviamente il 20 agosto Italian Football Federation President Carlo Davecchio, quello che tu ci raccontavi, però la cosa che mi sorge e mi fa, insomma, mi salta agli occhi è la cosa che tu qualche tempo fa nei primi collegamenti ci hai detto, cioè il fatto che i veri problemi sono nell'Europa dell'Est, oltre che in Italia, e vedo una sfilza di problemi nei confronti della UEFA Champions League, nelle partite, in particolare Ludogorets contro Steaua Bucarest, e vedo anche per la UEFA Europa League, per esempio, De Breceni, che è una squadra ungherese, contro i svizzeri dello Young Boys. Addirittura leggo un gruppo di tifosi del De Breceni fa saluti nazisti, poi non riesco a multi times durante la partita, sostanzialmente. Sì, diciamo, questo qui è un comportamento che soprattutto nell'Europa dell'Est è abbastanza comune. Qualche anno fa mi viene in mente appunto un episodio in cui addirittura in una partita del campionato ucraino, se non sbaglio, o forse un russo addirittura, il capo ultra si è collegato all'impianto audio dello stadio e ha fatto fare, diciamo, dei saluti nazisti a tutta la curva tramite l'impianto audio dello stadio. Quindi lì, diciamo, lì vedi proprio che c'è uno scollamento da parte, cioè lì le dirigenze delle squadre sono veramente in balia di queste bande di tifosi che a mio avviso non sono neanche tifosi, e quindi sono succubi un po' di questa situazione qui. Ci sono stati molti per agosto, essendo un mese in cui ci sono molte partite di qualificazione UEFA, e insomma è un mese tipico dove molti incidenti accadono, diciamo, molto spesso. Hai detto bene tu, appunto ci sono varie, oltre ai semplici simboli dell'ultradestra, alcune volte sono state anche portate allo stadio delle bandiere naziste, quindi cioè, ci sono veramente alcune situazioni che sono al limite proprio del rispetto umano e che sono tutto fuorché tifo e goliardia, diciamo. Certo.
Senti, ma dove che finisce il confine, diciamo, della segnalazione con quello della squalifica? Su questi casi di simboli razzisti, di canti, di cori, eccetera. Allora, fondamentalmente funziona così. Se per la squadra è la prima volta che succede una cosa del genere, può anche non essere presa nessuna sanzione, può anche non essere decisa nessuna sanzione. Se è un comportamento ripetuto può arrivare fino alla squalifica del campo, come è successo ad esempio in Italia alla Lazio. Certo. Per due o tre partite consecutive ci sono stati dei comportamenti che appunto contro il regolamento della UEFA, addirittura allo stadio a Roma, quando la Lazio ha fatto fare un annuncio dal sistema audio dello stadio, appunto, che la UEFA era contro il razzismo, si sono levati dei fischi da parte, diciamo, di alcuni settori della curva. Tutto questo non aiuta, e quindi, diciamo, per questo motivo che gli anni scorsi, per esempio, la Lazio è stata addirittura squalificata. Appunto, dicevamo, il procedimento è questo: se è la prima volta che succede una cosa del genere, può anche essere soltanto richiamata l'attenzione dalla UEFA alla società per impedire che certi comportamenti vengano eseguiti. Se questi comportamenti vengono rifatti, ci sono o delle ammende fatte dalla società, dalla UEFA alla società, fino alla squalifica del campo. Si può anche passare una chiusura di alcuni settori, come in alcune volte è successo, magari si chiude la curva e si lascia soltanto la tribuna e cose del genere. Però molti reputano che queste decisioni vadano contro alla libertà del tifoso, non tanto di esprimersi quanto di poter, cioè di un tifoso che non ha fatto nulla. Per impedire che non ha fatto, diciamo, che non ha fatto nulla, e quindi si sente comunque colpito dalle sanzioni. Però a mio avviso allo stadio ci vanno tutti, e bisognerebbe provare, diciamo, di far ragionare il brivido, anche se sappiamo molto spesso non è possibile. Però è successo, per esempio, contro il Tottenham, dopo, per esempio, che erano stati lanciati, questo nel 2012, dopo che erano stati lanciati dei cori offensivi contro il Tottenham, ci sono stati nella partita successiva, giocata a Roma, molti tifosi della Lazio hanno fischiato altri tifosi della Lazio che stavano continuando a fare dei cori razzisti. Quindi, diciamo, in qualche modo il sistema funziona, bisogna soltanto dargli, a mio avviso, un po' di tempo per poter funzionare meglio. Conosciamo tutti la UEFA, come ho già detto, è un elefante, quindi si muove sempre con molta calma. Senti, ma lo striscione, l'enorme striscione colorato che è apparso sulla curva del Legia Varsavia nella partita di UEFA, di Europa League, in cui c'era questo gigantesco maiale con gli abiti dell'UEFA e tutto lo stadio con queste faccine, non so se l'hai viste, che si mettevano un po' come quelle che fecero gli ucraiani con la faccia di Suarez, no, dopo il morso. Succederà qualcosa nei confronti del Legia Varsavia? Lo facevano, no, per quella storia che sai bene, che hanno squalificato il Legia, non l'hanno mandato in Champions League perché aveva mandato in campo col giocatore squalificato contro il Celtic Glasgow. Sì, sì. Secondo te verrà squalificato il Legia Varsavia? Il Legia Varsavia ha una lunga storia di inchieste da parte della UEFA. Lo scorso anno hanno mostrato un banner, diciamo, uno striscione con una faccia di uno dei gerarchi del Sudafrica, e la partita era nello stesso giorno della morte di questo generale, che aveva, diciamo, uno degli ultimi sostenitori dell'apartheid in Sudafrica. Quindi, diciamo, il Legia Varsavia non è una squadra che non è nota alla UEFA per questo tipo di comportamenti.
diciamo in sé per sé non è un comportamento razzista, però di sicuro non aiuterà mai, cioè non aiuterà la situazione del Lecce. Io so anche di multe che sono arrivati a quasi 120.000 euro di multa per quella partita, appunto per quello striscione che ti dicevo, quindi anche io non so la società come faccia in realtà a gestire determinati costi. Immagino che insomma per una squadra come il Lecce 120.000